Splendido occhio della tornita lucerna, opera raffinata d'artigiano. Tu che uscita dal tornio, dalle mani del vasaio, compi con le tue narici il fulgido ufficio del sole. Getta ora il segnale di fuoco convenuto. A te sola possiamo dirlo, e giustamente, persino nelle nostre stanze, quando proviamo i modi di Afrodite, ci stai accanto. E ancora tu sola illumini i segreti delle cosce, bruciando il pelo che vi fiorisce. Ci assisti quando, di nascosto, apriamo la dispensa, piena di vino e di grano. Sei nostra compagna e non vai a spiegarlo ai vicini. Grazie a tutto questo, ti dirò i nostri progetti. Ma intanto, non ce n'è neanche una di quelle che dovevano venire. Che sarà successo? Non avranno trovato le barbe da legarsi in faccia come s'era detto? O non ce l'hanno fatta prendere di nascosto i vestiti degli uomini? Aspettate sveglia tutta la notte. Mio marito mi ha scandagliato tutta la notte tra le coperte e solo adesso sono riuscita a prendere il mantello. Io ho perso tempo a mettermi le scarpe. Mio marito ha tossito tutta la notte. Va bene, va bene, no. Va bene. Ora che siete tutte qui, ditemi se avete fatto quello che abbiamo deciso. Io sì, ho le ascelle che fogliono cespugli. Anch'io, ho buttato via il rasoio in modo da diventare tutta pelosa e non somigliare più neanche da lontano ad una donna. Ma smettila, che non ci somigliavi neanche prima. Io mi sono unta per tutto il corpo e sono rimasta tutto il giorno a cuocermi al sole. E avete anche le barbe? Certo! E la... mia è anche... bella! Bella, fregate! Guarda la mia! La mia non è da meno! E voi? Vedo che anche tutto il resto è a posto. Le scarpe, i pantaloni, i cappotti. Tutto! Sì! Tutto! Così come se l'ha detto. Su, finché ci sono ancora delle stelle in cielo, vediamo cosa ci resta da fare. La nostra assemblea comincia all'alba. Io mi sono portata alla corrente per filare, finché non incomincia l'assemblea. Disgraziata, per filare! Sì, per filare, ho i bambini nudi, non è che se filo ci sento meno bene. Meno male che non dovevi mettere in mostra niente del tuo corpo. Ci manca solo che qualcuna, in piena assemblea, per scavalcare i banchi, si tirasse sulla veste e mettesse in mostra i suoi cespugli. Ma se siamo le prime a prendere posto, nessuno si accorgerà di cosa c'è sotto i cappotti. E quando ci saremo sistemate le barbe, chi vedendoci non ci prenderà per maschi? Dunque, oggi noi oseremo l'impresa ardita. Impadronirci del governo e fare un po' di bene alla città. Sì!
non si va avanti in nessun modo. Né a vele, né a remi. Già, ma... come possiamo noi... donne arringare il popolo? Meglio di chiunque altro. I migliori a parlare fra i politici, dicono, sono proprio quelli che più si fanno sbattere. E chi ci batte noi donne? Conta a farsi sbattere! Non lo so! Mi spaventa la mancanza d'abitudine! Senza pratica sono... guai! Apposta ci siamo riunite qui per fare le prove di quello che dovremmo dire là. Ma via! Chi di noi non è capace a parlare? Allora mettiti la barba e trasformati in un uomo. Bene, chi è che vuol parlare? No! La nazione ti ascolta. Sì, ma le mazzette dove sono? Le mazzette? Se no, perché entriamo in politica? Fuori! Eri capacissima di combinare questo guaio anche lì! Ma scusa, senza mazzette come mi compro la polverina? Perché? Usano la polverina alla Camera dei Deputati? Ma certo! Roba forte, tra l'altro! Ma dai, ma se ci pensi i loro decreti sono tutti sballati! Tirano! Si bruciano il cervello! Si insultano! I più fatti si fanno arrestare dai magistrati! Ah, zitta! Che non vali niente! C'è qualcun'altra che vuol parlare? Madonna! Siamo in ballo, balliamo. Ma vedi di parlare bene, in modo virile. Avrei preferito che a scendere in campo per il bene del paese fosse uno dei soliti politicanti e restarmene in disparte. Sono un moderato io, ma adesso non posso più tacere. No! È mai possibile che gli osti servono sempre vino annacquato? No! Io non tollero! No! Non ci sto! No! Per le idee! No! 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 Che c'è? Dove hai la testa? Per Zeus, devi dire per Zeus! Sei un uomo, non si giurano le dee! Peccato, perché per il resto andava tutto bene! Vi avverto che non mi muovo di un passo per andare in assemblea finché questa faccenda non viene sistemata. C'è qualcun'altra che vuol parlare? Parlo io! No! Ho pensato bene a cosa dire. Sentiamo. Donne che siete qui presenti. Cretino! Disgrazia! Chiami donne gli uomini, ma fai malore anche tu. Parlerò io per voi. Sì! Prego gli dèi che mi concedano di portare a buon fine il mio progetto. Io partecipo quanto voi alle sorti di questo paese. Ma sopporto le sciagure di questa città e soffro. Vedo che ci si affida sempre a governanti cattivi. E chi si comporta bene per un giorno, si comporta male per 10. Ricorri a un altro, farà di peggio. Del resto, è difficile far ragionare uomini incontentabili. Siete sempre lì, a supplicare chi non vuol saperne. Un tempo... non facevamo assemblee. E perlomeno consideravano questo o quello un furfante. Ora che ne facciamo? Chi intasca i soldi parla bene dell'uno o dell'altro. E chi non ha beccato un quattrino augura la morte a chi ci ha guadagnato. Ben detto per Afrodite! Cretina! Hai giurato per Afrodite! Se ti fosse scappato in Parlamento, l'avresti fatta bella. Mica l'avrei detto. Non dirlo neanche qui, se no ci fai l'abitudine. Cittadini, la causa di tutti i guai siete voi, che prendendo uno stipendio dal denaro pubblico, ognuno pensa al proprio interesse.
e lo Stato va a rotoli. Ma se mi date retta, potete ancora salvarvi. Io dico che bisogna affidare il governo alle donne. Sì, 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 sì. Del resto, già le utilizziamo in casa come amministratrici e tesoriere. Già, 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 già. Sì. Sono migliori di noi nei comportamenti e ve lo dimostrerò. Prendiamo per esempio i capi di lana. Loro li mettono tra i delicati a mano, seguendo il costume antico. Tutte fanno il bucato così. Poi si caricano la spesa, spentolano, spadellano, sfornano sfilatini come ai bei tempi. Rompono i cosiddetti agli uomini, come ai bei tempi. Si tengono in casa l'amante, come ai bei tempi. Godono a farsi fottere, come ai bei tempi. Perciò, uomini, bando alle ciance, se mi darete retta, vedrete, non avrete più problemi. Non fate domande inutili, tipo quale sarà il loro programma. Lasciamole governare e pensiamo solo a questo. Primo, i soldati. Sono madri e vorranno salvargli la vita. Sì! E poi i viveri. Chi meglio di una madre ci può pensare? E in quanto ai conti, la donna è bravissima. Una volta al governo non si farà mai fregare. Semmai sarà lei a fregare gli altri. Brava! Sì! Perciò, uomini, se mi darete retta, vedrete. Vi aspetta una vita colma di felicità. Brava! Sì! Ma dove hai imparato a parlare così bene? Quando ero sfrattata e vivevo sotto i portici con mio marito, si sentivano i discorsi dei politici e così ho imparato. E infatti sei un mostro di bravura, bella mia. E noi donne, seduta stante, ti eleggiamo cancelliera. Sì! Sì! È deciso! Risi! Sì! E se qualcuno ti attacca? Sì, e se ti attacca? Tu che gli rispondi? Che è un pazzo. Brava! Sì! E scorregione. Ri, brava! Sì! E se ti sbattono fuori? Mi muoverò a dovere. Di sbattimenti ne so abbastanza. E se ti prendono? Noi ti faremo liberare. Sì! Sì! Ma come faremo a ricordarci di alzare le mani per votare? Già! Noi che siamo abituate ad alzare le gambe... È difficile, sì. Bisogna votare per alzata di mano, tirando fuori tutto il braccio. Forza, rimboccatevi le maniche e prendete le barbe. Poi aggiustatevele per bene. Dopo, incamminatevi. Chi non arriva all'alba, torna indietro senza una lira. Avanti compagni, muoviamoci. Di dir compagni, sempre ricordiamoci che di mente la parola non ci scappi, che il rischio è che qualcun ci acchiappi mentre l'impresa ardita tentiamo all'aria scura. Di ripeter compagni, ciascun di noi abbia cura. Compagni, a Parlamento! Che l'arconte fetta l'ammonimento. Chi non arriva all'alba, coperto ancor di polvere, con sguardo acuto e d'aglio, facendo il proprio assolvere, i tre obol non avrà. Esempio, Borazia, Dragone, e tu, di sotto, dietro di me. Concentratevi, che il piano sia condotto a fine come va. Sicché, prese le monete, senza ritardo il posto si scelga, così sarete, l'uno all'altro accosto, pronti a votare quello che delle amiche il bene procacci. Amici! Amici! Già! Vediamo se gli si fa a mettere fuori quelli di città. Quando solo un obolo passava a lor lo stato, a ciance si spassavano lor tutti nel mercato. In folla or corro là. Or, se trattano affari pubblici, li vedrai tirare tre denari.
Ah! Cos'è questa storia? Dov'è mia moglie? E l'albe non la vedo. E io da un pezzo che me la faccio sotto, cercando al buio scarpe e mantello. Brancola, brancola, non li ho mica trovati. E intanto la merda continua a bussare alla porta. Toc, toc, toc. Ah! Ma dove lo trovo un posto libero per cacare? Va bene che è notte e non mi vedrà nessuno. Di sicuro non è uscita per combinare nulla di buono. Ma in tutti i modi devo pur liberarmi. Ah! 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 Chi è? Blepiro! Sono io! Che roba è quella che hai addosso? Per uscire mi sono messo la veste di mia moglie! Oh! E il tuo mantello dov'è? Non lo so! L'ho cercato tra le coperte, ma non l'ho trovato! E non potevi chiedere a tua moglie? Ma se non è in casa, se l'è svignata di nascosto e ho paura che mi combini qualche novità! Cazzabubbola! Mi è successa la stessa cosa! Precisa, precisa! Mia moglie è uscita portandosi via il mio mantello e sarebbe niente se non si fosse presa pure le scarpe! Non le ho trovate da nessuna parte! Giurrabacco! Neanch'io! Ma siccome avevo un bisogno urgente, mi sono infilato le scarpe di lei! Non potevo mica cacare sulla coperta! Era pulita! Ma che può essere successo? Ma che può essere successo? L'avrà invitato a pranzo qualche amica? Penserei di sì! Non è una cattiva donna, quel che so! È ora che vado in assemblea. Se riuscissi a trovare il mio cappotto, non ne ho altri. Ci vengo anch'io! Quando l'avrò fatta! Mi sa che una pera blocca il passaggio. Un tappo, fermo come un macigno. Che devo fare? Che devo fare? Non è solo il fatto che ora mi fa male, ma quando mangerò? Da dove passerà la merda? Chi mi chiama un medico? Qualcuno però che sappia bene che vuol dire un culo che smania nel bisogno. Inizia! Ah! Ah! Protettrice delle partorienti. Non permettere che scoppio, resti così intasato. Ah! Ah! Vai, ce l'ho fatta. Ma che fai? Stai cagando. Io? No, l'ho fatta. E mi sto rialzando, come vedi. E indossi l'abito di tua moglie. Quello che mi è capitato per le mani al buio. Ma tu, da dove vieni? Dall'assemblea. È già finita. All'alba. Hai preso i tre oboli? Ma magari. Come? Sono arrivato troppo tardi. Come mai? Ti dico, c'era una folla enorme, mai vista prima. Ma era uno spettacolo vedere l'assemblea tutta piena di gente con la pelle candida. Beh, insomma, non abbiamo avuto niente, né io e né tanti altri. Allora non prendo niente neanch'io se vado adesso. Adesso? Caro mio, neppure se fossi stato là al secondo canto del gallo. Che fregatura! Ah! Ma cosa si discuteva per radunarsi così tanta gente così presto? Oh, niente, della salvezza dello Stato. A un certo punto saltò su a parlare un bel ragazzo con la pelle candida e cominciò a dire che bisognava affidare il governo della città alle donne. Subito la massa di persone con la pelle candida cominciò ad applaudire e a urlare che aveva ragione. E invece i contadini brontolavano. Perché avevano una testa, per Dio! Ma ero di minoranza e lui gridava più forte, dicendo ogni bene delle donne e di te ogni male. Di me? E che diceva? Primo che sei un furfante. E tu? Che c'entro io? Poi che sei un ladro. Solo io. E uno spione. Solo io. E tutta questa brava gente. Come negarlo? La donna, invece, diceva, è accorta e abile a far soldi e non va in giro a spifferare i segreti, come facciamo io e te. Non ha mica torto. E poi non fanno la spia, non intentano processi, non cospirano contro la democrazia. E così via. Un mucchio di elogi sul conto delle donne. E che cosa è stato deciso? Di affidare il governo a loro. È stato deciso questo? Vuoi che te la canti in musica? Sono stati affidati a loro tutti i compiti dei cittadini. Sì. Non andrò più in tribunale. Mai più. Ci andrà mia moglie. Lei non dovrai più mantenere la famiglia. Ci penserà tua moglie.
non dovrò più lamentarmi alla mattina. Ma ti dico che ormai affare delle donne. Tu puoi restartene in santa pace a casa a scorreggiare. Ma vedo un brutto rischio. Se prendono loro le redini dello Stato, che non ci costringano a forza... A che cosa? A fotterle! E se non ce la facciamo? Ci lasciano senza mangiare. E allora bisognerà farcela. Un colpo al pranzo e un colpo al fottisterio. Brutta cosa farlo per forza. Se è interesse dello Stato, ogni uomo è tenuto a farlo. Ora vado, stammi bene, Blepiro. Anche tu, Kremet. Avanti, avanti, cammina. Qualche uomo ci pedina. Voltati, osserva, stai in guardia. C'è più di un briccone. Non scopra nessuno da dietro la nostra spedizione. Perciò copriti, sta bene in guardia, al fianco dritto, spiando al manco che questa nostra impresa non faccia malafine. Affrettiamoci, al luogo ne siamo vicine. Donde, ci siamo mosse verso il consiglio. La stessa casa, puoi vedere della generalessa. Che bella idea, piaciuta all'assemblea. Il nostro piano è riuscito. Ora bisogna subito metter via barbe e cappotti, prima che qualcuno ci veda. E toglierci le scarpe. Voglio infilarmi in casa prima che mio marito mi veda. E riporre le mie cose. Adesso devo andare. Eserciterò l'incarico a cui sono stata eletta con il consiglio di tutte voi. Siete state dei veri uomini. Da dove vieni? Che te ne frega? Sentila l'innocentina. Non certo dal mio amante. Non da uno solo, magari. Puoi controllare. Come? Puoi controllare se è profumo. Perché? Non si può fottere senza profumo? Io no, purtroppo. Come mai te ne sei andata zitta zitta all'alba portandoti via il mio mantello? Mi ha mandato a chiamare di notte una mia amica che aveva le doglie. E non potevi prendere il tuo mantello? No. Sai che sono delicata. Faceva freddo. L'ho messo per scaldarmi. Te invece ti ho lasciato qua, in mezzo alle coperte tra il calduccio. E le mie scarpe? Come mai sono venute con te? Le ho messe per proteggere il tuo cappotto dai malintenzionati. Facendo un mucchio di rumore. Ah, proprio come fai tu. Lo sai? Lo sai che mi hai fatto perdere una misura di grano che avrei dovuto riscuotere in assemblea? Poco male, ha fatto un maschietto. L'assemblea? La donna che mi ha mandato a chiamare. C'è stata assemblea ieri, te l'avevo detto! Ah, sì. Ora ricordo. Non sai le decisioni, allora? Certo che no. Siediti, cara. Hanno deciso di affidare a voi la città. E per far che? Per tessere? Per governare. E che cosa? Tutte le questioni di Stato. Per Afrodite, se è così, la città sarà felice d'ora in poi. Perché? Per molte ragioni. I mascalzoni non potranno più compiere azioni vergognose, né giurare il falso o ricattare. Questo no, non puoi farmelo. No, 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 mi levi il pane di bocca, no. Lascia parlare tua moglie. Non ci saranno più rapine, né invidie fra i vicini. Gente nuda
O povera, nessuno offenderà o sequestrerà i pegni dei debitori. Per Dio, grandi cose, se son vere. Te le esporrò. Che nessuno mi contraddica o mi interrompa prima di aver ascoltato la mia spiegazione e compreso il mio progetto. Devono essere uguali e in comune per tutti. Non più che uno sia ricco e un altro miserabile. Che uno abbia molta terra da coltivare e un altro nemmeno quella per esservi sepolto. Ma com'è possibile che siano in comune per tutti? Sto per spiegarlo e vieni a interrompere. Farò immettere in comune la terra, il denaro e tutto ciò che appartiene a ciascuno. Poi, attingendo a questo patrimonio comune, vi daremo da mangiare, amministrandolo con saggezza, facendo attenzione, risparmiando. Una domanda. Ma se uno non possiede terra, ma beni che non si vedono, come monete d'oro e d'argento? Li metterà in comune. E se non lo fa? Si macchierà di spergiuro. Ma se proprio spergiurando che lì non li ha accumulati. E comunque non gli serviranno a niente. E perché? Nessuno farà più qualcosa perché è spinto dalla miseria. Tutti avranno tutto. Pane, pesci, focacce. Che vantaggio ci sarebbe a non mettere in comune le proprie cose? Mettiamo che uno si prenda una cotta per una ragazza e voglia prendersela. Per farle un regalo dovrà attingere dal patrimonio di tutti. Ed ecco il tuo comunismo. Potrà andarci a letto gratis. Anche le donne verranno messe in comune. Tutti andranno dalla bella e vorranno farsela. Accanto alle belle staranno le brutte e rincagnate. Chi vuole farsi la bella dovrà prima farsi la brutta. Ma se facciamo l'amore con le brutte, l'uccello non ci pianterà in asso prima del momento che tu dici, ah? Puoi stare tranquillo. Non faranno la guerra per te. Una domanda. Ma se uno perde una causa in tribunale, con che cosa pagherà mai la multa? Non sarebbe mica giusto attingere al fondo comune. Non ci saranno più cause. Questa parola sarà la tua morte. Anch'io la penso così. Ma perché si dovrebbero fare cause? Per esempio, se il debitore nega il suo debito. E questo creditore, il denaro da dove l'avrebbe preso se è tutto in comune? Sarebbe un ladro. Giustissimo. Dimmi un'altra cosa. In caso di violenza, il colpevole con che cosa pagherà la multa? Con la sua razione di cibo. Vedrai, non farà più il gradasso se lo toccano sul mangiare. Non ci saranno più ladri. Chi ruberebbe ciò che gli appartiene? E gli uomini non giocheranno più d'azzardo. Cosa si giocherebbero? Ma insomma, che razza di vita ci prepari? Una uguale per tutti. Allora, vi sta bene? Benissimo! Ora devo andare subito in piazza con una banditrice che abbia voce robusta per ricevere la roba che arriva. Visto che mi hanno eletto comandante, devo occuparmene io. Andiamo, ti voglio osservare da vicino. Che tutti dicano, non ammirate il marito della comandante? E vabbè, io vado a fare l'inventario della roba da portare in piazza.